Buongiorno a tutti. Oggi parleremo delle equazioni e delle disequazioni esponenziali e logaritmiche. Nella scorsa lezione abbiamo già avuto modo di vedere le prime equazioni esponenziali, in particolare quelle elementari, cioè del tipo ala X. Uguale a b. Come già detto, un'equazione esponenziale elementare di questo tipo ha una ed un'unica soluzione equivalente al logaritmo in base a di b. Questo è vero solo nel caso in cui b sia una quantità positiva. Infatti, ricordiamo che se b è una quantità minore o uguale a 0, la nostra equazione esponenziale sia nel caso in cui a sia una quantità maggiore di 1, sia nel caso in cui A sia compreso fra 0 e 1 non può avere soluzioni in quanto B, o meglio, la retta Y uguale B, non interseca sostanzialmente le funzioni esponenziali. E quindi avremo nessuna soluzione nell'insieme delle soluzioni. Nel caso invece in cui B sia una quantità maggiore di 0, noi abbiamo che la soluzione corrisponde all'intersezione tra la retta di equazione Y uguale B retta orizzontale. E ovviamente la funzione sia essa caratterizzata da a compreso fra 0 e 1, sia essa caratterizzata da a maggiore di 1. E quell'unica soluzione è proprio uguale al logaritmo in base a di b. Andiamo adesso a vedere qualche equazione esponenziale un pochino più complicata. In particolare cominciamo a vedere come si risolve un'equazione esponenziale in cui è possibile uguagliare le basi. Stiamo parlando di un'equazione esponenziale di questo tipo, a alla f di x uguale a alla g di x. Quindi immaginiamo, utilizzando tutte le proprietà che abbiamo già visto sulle potenze, di riuscire a ricondurre la nostra equazione esponenziale in questa forma. Ora è evidente che essendo uguali le basi, possiamo uguagliare gli esponenti e quindi possiamo dire che f di x è uguale a g di x, trasformando di fatto l'equazione esponenziale in un'equazione assolutamente algebrica. Facciamo un esempio, 3 alla 2 meno 8x uguale a 9 alla 3x meno 1, qui è possibile portare entrambi i membri a base 3, ovviamente il primo non lo tocchiamo, sul secondo 9 è 3 alla seconda, quindi verrà 3 alla 6x meno 2, stessa base, uguagliamo a questo punto gli esponenti, 2 meno 8x uguale a 6x meno 2, e quindi possiamo facilmente andare a trovare la nostra soluzione esplicitando la x. Qui avremo meno 6, meno 8, quindi meno 14x, uguale a meno 4 e quindi x uguale a 4 quattordicesimi. Semplificando otteniamo 2 settimi e questa è la soluzione che stiamo cercando. Abbiamo poi eh, un'altra possibilità, ossia equazioni, sempre esponenziali, in cui compaiono basi diverse questa volta, ma in questo caso è possibile risolverle uguagliando gli esponenti. Andiamo a vedere, stiamo parlando di a alla f di x uguale a b alla f di x, quindi basi differenti uguali esponenti. L'unica possibilità affinché questa sia effettivamente un'identità è che f di x, ossia l'esponente, sia pari a 0 e quindi avremo a alla 0 che è uguale a 1 e b alla 0 che è uguale a 1 e quindi l'uguaglianza. Facciamo anche qui un esempio, 3 alla x per 4 alla 2x meno 1 uguale a 1 fratto 3 alla x meno 1. Procediamo andando a isolare diciamo, al primo membro 4 alla 2x meno 1, questa è esponenziale, al secondo membro possiamo immaginare questo come un terzo tutto quanto alla x meno 1, dividendo ulteriormente per 3 alla x otteniamo un terzo alla 2x meno 1, esattamente la forma che abbiamo prima detto. Per risolvere questo abbiamo detto possiamo porre 2x meno 1 uguale a 0 e quindi x uguale a un mezzo. Questo è un metodo per risolvere questo tipo di equazioni, c'è anche un altro metodo per risolverle che consiste nell'ottenere un'espressione moltiplicativa con gli esponenti tutti quanti dalla stessa parte dell'uguaglianza e porre uno dall'altra parte. Vediamo come. Stesso identico esempio, quindi abbiamo 3 alla x per 4 alla 2x meno 1 uguale a 1 fratto 3x meno 1. Questa volta procediamo andando a moltiplicare primo e secondo membro per il denominatore 3 alla x meno 1 e quindi otteniamo 3 alla 2x meno 1 per 4 alla 2x meno 1 uguale a 1. Il primo membro può essere scritto come 12 alla 2x meno 1 uguale a 1. 12 alla 2x meno 1 può essere posto come 12 alla 0, in particolare 1 può essere scritto come 12 alla 0 e quindi ritroviamo la stessa condizione di prima, stessa base e lavoriamo quindi sugli esponenti 2x meno 1 uguale a 0 e quindi x uguale a un mezzo, ovviamente lo stesso risultato che abbiamo ottenuto in precedenza. Ci sono poi altre tipologie di equazioni esponenziali in cui è possibile effettuare un cambiamento di variabile, eh, questo in presenza diciamo, di esponenti caratterizzati dalla stessa base e eh, esponenti multipli oppure opposti, oppure ancora quando gli stessi esponenti si trovano contemporaneamente al numeratore e al denominatore di una frazione. Anche in questo caso facciamo un esempio, 4 alla x più 2 alla x più 2 meno 12 uguale a 0 possiamo trasformare il 4 come 2 alla seconda, quindi verrà 2 alla 2x, più 2 alla x più 2 possiamo trasformarlo in 2 alla x per 2 alla seconda sfruttando le proprietà ben note delle potenze, quindi verrà 4 per 2 alla x meno 12, uguale a 0. È possibile qui fare un cambio di variabile e quindi dire che y è uguale a 2 alla x e quindi la nostra equazione esponenziale diventerà un'equazione algebrica, y alla seconda più 4y meno 12 uguale a 0. Andiamo a cercare le soluzioni. Possiamo utilizzare per esempio ciò che abbiamo visto nelle equazioni di secondo grado sfruttando la somma e il prodotto delle ehm, soluzioni delle radici. Qui dobbiamo trovare due numeri la cui somma sia pari a meno 4 e il cui prodotto sia pari a meno 12. I due numeri evidentemente sono meno 6 e più 2 e quindi y uguale a meno 6 y uguale 2, ovviamente potremmo anche sfruttare la formula risolutiva ben nota che abbiamo già visto per risolvere queste equazioni di secondo grado. Dobbiamo adesso tornare però nell'esponenziale. Ora y abbiamo detto che era 2 alla x, quindi 2 alla x uguale meno 6 e l'altra soluzione è possibile trovarla risolvendo l'equazione elementare 2 alla x uguale 2. Evidentemente 2 alla x uguale meno 6 dà luogo a una a un equazione esponenziale impossibile in quanto b è negativo. 2 alla x uguale 2 ci dà invece come risultato x uguale 1. Stessa base 2, sottinteso è 1, ovviamente al secondo membro l'esponente del 2 e quindi lavoriamo uguagliando gli esponenti x uguale 1. L'ultima tipologia ancora di equazioni esponenziali sono quelle che hanno sia basi diverse che esponenti diversi. Ed non è possibile, come dire, applicando le proprietà delle potenze, riportarle a una delle forme prima eh, discusse. E allora in questo caso l'unica possibilità è quella di fare ricorso alla definizione del logaritmo. Quindi, per esempio, se abbiamo a che fare con 2 alla x uguale 7, l'unica possibilità per risolvere questa equazione esponenziale è quella di dire che la nostra x è uguale al logaritmo in base 2 di 7. Passiamo adesso a vedere le equazioni logaritmiche. Cosa sono le equazioni logaritmiche? Ovviamente sono quelle equazioni in cui l'incognita fa parte dell'argomento di uno o più logaritmi presenti nell'equazione. Uh, prima di risolvere le equazioni logaritmiche, è bene ricordare che, a differenza di quanto fatto per le equazioni uh, esponenziali, quelle logaritmiche necessitano di una preliminare discussione relativa all'identificazione delle condizioni di esistenza, in quanto, come noto, i logaritmi devono essere caratterizzati necessariamente da un argomento maggiore di zero. Allora andiamo a vedere un'equazione logaritmica è un'equazione del tipo logaritmo in base a di x uguale b, equazione evidentemente elementare. Questa può essere risolta solo nel caso in cui x è maggiore di 0 e la sua soluzione, applicando la forma ben nota che abbiamo già visto nella lezione, nella lezione precedente relativa al passaggio da una forma esponenziale a una forma logaritmica, è possibile dire che la soluzione coincide con a alla b. E quindi si risolve questa equazione applicando la definizione mera del logaritmo. In generale è possibile dire che il logaritmo in base a di f di x uguale al logaritmo in base a di g di x si risolve, questa tipologia di equazioni esponenziali, esattamente come abbiamo fatto per le equazioni logaritmiche, esattamente come abbiamo fatto per esponenziali, uguagliando gli argomenti f di x uguale g di x. Analogamente, se noi abbiamo logaritmo in base a di f di x uguale a b, questa si risolve dicendo che f di x è uguale ad a alla b. Dopo aver risolto queste equazioni logaritmiche in questo modo occorre, come abbiamo detto, poi andare a verificare le condizioni di esistenza, cioè dobbiamo vedere se effettivamente la o le soluzioni che abbiamo trovato rientrano nelle condizioni di esistenza dell'equazione um, logaritmica. Facciamo un esempio eh, su un'altra equazione logaritmica, dove è possibile, per esempio, andare a sostituire la variabile e, e risolvere di conseguenza la nostra equazione eh, logaritmica. Abbiamo il logaritmo in base 2 di x più il logaritmo in base 2 di x più 1 uguale a 1. Questa equazione, ad esempio, può essere risolta sfruttando le proprietà dei logaritmi. Eh, prima cosa, condizione di esistenza. Abbiamo due logaritmi, quindi necessitiamo di un sistema perché ci sono due argomenti. Il primo, x, deve essere maggiore di 0, il secondo, x più 1, deve essere maggiore di 0. x maggiore di 0, x maggiore di meno 1, soluzione semplice di questo sistema, vediamolo. Nello schemino che abbiamo già visto quando abbiamo parlato delle disequazioni lineari, la prima è verificata qui, la seconda è verificata da meno 1 in poi, quindi entrambe evidentemente sono verificate quando x è maggiore di 0. Questa è la condizione di esistenza. Andiamo adesso a risolvere la vera e propria equazione logaritmica. E notiamo che il logaritmo presente in entrambi gli addendi è caratterizzato dalla stessa base e che tra questi due logaritmi c'è una somma. Quindi applicando le ben note proprietà del logaritmo. Possiamo trasformare questa somma nel logaritmo in base 2 del prodotto di due argomenti, ovviamente uguale a 1. Applichiamo adesso la definizione di logaritmo e quindi diciamo che l'argomento del nostro logaritmo sarà uguale alla sua base elevata al secondo membro e quindi 2 alla 1 e quindi 2. Sviluppiamo i calcoli, x quadro più x meno 2 uguale a 0 e risolviamo questa equazione di secondo grado. Facilmente utilizzando sempre la tecnica della somma del prodotto, per esempio, la somma deve essere pari al coefficiente della x cambiato di segno, quindi meno 1, il prodotto invece deve essere pari a meno 2. In questo caso noi abbiamo che la nostra, eh, le nostre due soluzioni saranno x uguale a meno 2 ed x uguale ad 1. Confrontiamo le soluzioni con il campo di esistenza e notiamo subito che ovviamente la prima è identificata, meno 2, non può essere accettata, perché è inferiore ovviamente, non, non inclusa nel campo di esistenza, e invece x uguale 1 sarà l'unica soluzione accettabile di questa equazione logaritmica tirando le somme, per quanto riguarda le equazioni logaritmiche è necessario prima effettuare il campo di esistenza, svolgere e trovare le soluzioni dell'equazione logaritmica e poi controllare che queste soluzioni siano o meno accettabili. Per quanto riguarda le disequazioni, invece, esponenziali e logaritmiche è necessario ricordare la proprietà di monotonia delle funzioni esponenziali e logaritmiche. Questa ci agevola molto nel risolvere le equazioni e disequazioni esponenziali, ma anche quelle logaritmiche. Ricordiamo, per esempio, che se A è maggiore di 1, noi abbiamo che A alla f di x è maggiore oppure minore di, di, di A alla g di x. Per risolvere questo tipo di disequazione esponenziale, noi possiamo tranquillamente lavorare con gli esponenti f di x e g di x, mantenendo esattamente lo stesso verso della disequazione di partenza. Questo vale tanto per gli esponenziali quanto per le disequazioni logaritmiche. Quindi logaritmo in base a di f di x, che sia maggiore oppure minore del logaritmo in base a di g di x, questo lo possiamo trasformare esattamente lavorando con gli argomenti dei logaritmi, mantenendo lo stesso identico verso delle disequazioni di partenza. Caso, invece, diverso è quando è compreso fra 0 e 1, dove le funzioni, vi ricordo, sono decrescenti, sia quella esponenziale che quella logaritmica. E allora, in questo caso, se abbiamo a che fare con a alla f di x maggiore o minore di a alla g di x, possiamo trasformare questa disequazione in f di x Laddove c'era maggiore metteremo minore, laddove è maggiore metteremo invece là dove minore metteremo maggiore, quindi cambia sostanzialmente il verso della disequazione. Stesso discorso vale per la disequazione logaritmica e quindi laddove c'è maggiore noi avremo f di x minore. Di g di x, laddove invece abbiamo maggiore, eh, minore, qui metteremo il segno di maggiore, quindi cambiando sostanzialmente i versi. oltre a questo ricordo che nelle disequazioni logaritmiche è necessario come già abbiamo avuto modo di dire per le equazioni logaritmiche andare a ricercare le condizioni di esistenza e quindi poi di fatto una disequazione logaritmica consiste nel porre a sistema la disequazione logaritmica e le eventuali condizioni di esistenza presenti anche qua tirando le somme per risolvere disequazioni esponenziali o disequazioni logaritmiche è possibile andare a risolvere L'equazione associata, cioè trasformare il segno di maggiore o minore in uguale, risolvere l'equazione e poi ricordarsi che se la base è maggiore di zero, la disuguaglianza viene conservata e quindi, laddove c'è la soluzione, basta mantenere il segno. Quindi, abbiamo a uguale a x uguale 10, basta mettere il segno della disequazione di partenza, quindi maggiore di 10 o minore di 10 a seconda di quello che abbiamo trovato. Se invece a è compreso fra 0 e 1, dobbiamo ricordarci che la disuguaglianza va cambiata di segno, quindi se la soluzione è x uguale 10 e la disequazione di partenza era, x, era maggiore, noi dovremmo mettere x minore di 10, se invece la disequazione di partenza era minore, dovremmo andare a mettere x maggiore di 10. Un po' di regole pratiche sostanzialmente per risolvere equazioni e disequazioni eh, esponenziali. Ecco le pratiche che vi serviranno sicuramente per risolvere tutti gli esercizi che trovate sulla uh, piattaforma. E con questo noi abbiamo chiuso diciamo, la lezione uh, odierna e, e nella prossima lezione invece cominceremo un nuovo argomento della matematica che caratterizza uh, il quarto anno dei licei scientifici che è la trigonometria e divideremo questo argomento in alcune lezioni che seguiranno. Mm -hmm.